Benvenuti ad una nuova puntata di A Tu per Tu, grazie come sempre all'ospitalità del Caffè dei Costanti. Ritroviamo insomma anche questa settimana la nostra sede, sicuramente la nostra più piacevole sede, dobbiamo dire così. Insomma, sì. Quindi grazie all'amico Marco Grotti che ci ospita, caro David. Beh, un argomento questa settimana forse un pochino più tecnico, quindi grazie alla presenza di Roberto Paolo Belli, un assicuratore aretino. Ecco, un argomento forse un po' più tecnico, dicevamo, perché entreremo un po' nei motivi, insomma, che spingono ormai i cittadini, le imprese, insomma, a rivolgersi appunto a certi tipi di strumenti, forse perché manca qualcos'altro, non lo so, ora cercheremo di capirlo. Sì, buonasera e sì, ringrazio Marco che ci dà la possibilità di stare in questo ambiente che è la storia d'Arezzo, quindi esprime bene quello che siamo noi aretini. Lui non è aretino, quindi poi ci dirà anche come si trova ad Arezzo, questo ci vuol dire perché è venuto ad Arezzo. La distribuzione del rischio è sempre stata sentita la necessità da parte degli individui, quindi questo fin da molto lontano. E negli ultimi anni eravamo abituati sia col welfare sia con tutta una serie di forme di protezione che lo Stato ci dava, eravamo abituati a non preoccuparcene più di tanto dei rischi, e oggi con questa crisi economica, in questo periodo di ristrettezze, lo Stato mi sembra che si ritiri continuamente e quindi lascia ai cittadini che si assumano in prima persona il rischio, oppure se lo vogliono distribuire si assicurino. È vero Paolo? Mi chiamo Roberto Paolo Belli, sono un assicuratore, sono 33 anni che faccio questo mestiere, anche se non sono, come dici tu Davide, d'Arezzo, ma sono da 17 anni che sono qui. Siamo in questo posto che... La sua terra di origine qual è? Dunque, io sono nato a Londra, a nord del Vero, da mamma quindi inglese e padre toscano, però ho sempre vissuto a Roma fino all'età di 24 anni, poi dopo ho iniziato a lavorare alle Generali a Roma e da lì ho iniziato il mio giro un po' per l'Italia con diversi incarichi fino finalmente ad arrivare a mettere le radici su una città e poter fare il mio lavoro per bene, spero, insomma, in una città dove si possa veramente riuscire a parlare, a stabilire rapporti con le persone e quindi cercare di capire un po' bene le esigenze delle persone. Si può anche non rispondere, ma le radici le ha messe prima o dopo di quelle personali? Cioè prima ha messo le radici di lavoro e poi quelle personali, o è venuto ad Arezzo per amore? No, allora ho diciamo 56 anni, quindi le radici, diciamo, che ho messo ad Arezzo sono radici di natura professionale, in realtà quelle, diciamo, di famiglia, coniugale, con i figli, anzi no, con i figli no, perché i figli sono aretini, loro posso dire sono nati ad Arezzo, sono due bambini stupendi, sono nati ad Arezzo e loro sono aretini. Io e mia moglie invece siamo da Roma, proviamo da Roma e quindi siamo qua, ma con grande soddisfazione perché è una città dove ancora si vive bene, specialmente per chi ha bambini si vive molto bene. Le stanze, dicevo prima, è un luogo, ormai non sono ad Arezzo, ma ormai tutti la conoscono come il posto più frequentato, insomma, dagli aretini da sempre, insomma, e tuttora continua a essere frequentato. E certo, il mondo cambia, le cose si evolvono. E anche il mestiere di assicuratore, per rispondere alla domanda che faceva Davide, è un mestiere che via via si è un po' evoluto, insomma, anche se la funzione sociale dell'assicuratore è quella di andare ad aiutare le persone nel momento in cui accade qualcosa, solitamente qualcosa non di bello, e quindi essere pronti a sostenere dal punto di vista economico la cosa che accade, insomma, che possa essere incendio, che possa essere eventi legati alla persona, alla vita umana della persona. E questo mestiere si è via via evoluto, insomma, è chiaro che lo Stato agisce fino a un certo punto, dopo in Italia ci sono le imprese private che hanno ovviamente come scopo quello che l'attività in una società per azioni le Generali, anzi scusate lo dico, me lo dico, non lo dico più, e ha l'attività, diciamo, di andare sul mercato e dare ai clienti la giusta copertura a fronte del rapporto che si è creato tra la persona e il suo cliente, che può essere un'impresa, può essere la famiglia, può essere un professionista, chiunque può essere, diciamo, la persona che ha delle esigenze. Il momento in cui il principio sociale per cui si muove un assicuratore è quello di dare, offrire alla collettività, a fronte di un piccolo sborso di premio, di denaro, diciamo, e al momento in cui accade questo evento, di dare un'importante somma, diciamo, in denaro per far fronte a quell'imprevisto che si è creato per la sua vita, insomma. Secondo me lei ci può un po' raccontare dal suo punto di vista un po' anche come sono cambiate le paure, no? Dei cittadini, delle imprese, magari
per che cosa ci si assicurava qualche anno fa, per che cosa invece ci si assicura oggi, quindi se sono cambiate le paure, i rischi, insomma, e di conseguenza anche la nostra società in un certo senso, no? Sì, certamente la percezione del rischio negli ultimi anni sicuramente si è modificata, insomma, le persone, la componente assicurativa è ancora un mercato dove è l'assicuratore che si rivolge alla persona per offrire dei propri servizi e non è il contrario. Questo è vero, tranne che per la parte RC Auto, che negli anni 60 fu istituita la legge sulle RC Auto, che ha indotto e obbligato poi le persone ad assicurarsi con la macchina. Il tema delle RC Auto è un tema oggi molto molto difficile, insomma, da affrontare, perché c'è un mercato assolutamente vasto, tanti competitori, compagnie telefoniche, compagnie dirette, gli assicuratori, gli intermediari, abbiamo veramente un vasto panorama. E mentre una volta c'era una tariffa che veniva gestita dallo Stato, parlo diciamo di 20 anni fa almeno, e quindi era per tutti uguali, la differenza veniva fatta dal servizio insomma, che si offriva, di vicinanza al cliente, oggi invece la tariffa ogni compagnia fa la sua, insomma, in base agli statistici e per cercare di offrire al cliente un servizio in più oltre all'auto che si può dare, insomma, ai clienti. Posso, a proposito di questo, negli ultimi tempi c'è una piaga, no? Che non so se ora è stata risolta o meno, il fatto che molti autoveicoli viaggiavano senza polizza d'assicurazione e soprattutto siamo oramai nella globalizzazione, quindi troviamo per esempio una marea di mezzi immatricolati in altri paesi e assicurati da compagnie dello stesso paese, o peggio, a volte oramai abbiamo compagnie straniere che vengono a fare l'assicurazione qui, che però dopo, quando si va a fare, se c'è un sinistro, si va a cercare l'ufficio liquidazione e non si trova, non si trova, anzi non si trova più neanche la compagnia. Ecco, sì, questo. Allora, il tema è un tema assolutamente attuale, insomma, è il assicurarsi con il proprio assicuratore in Italia, con una compagnia italiana, è un vantaggio, perché tu sai con chi parlare, chi rivolgerti. A volte però succede che magari l'incidente che avviene con una macchina straniera, e lì si innesta un meccanismo che la legge comunque ha regolamentato e che prevede che poi attorno le varie compagnie debbano gestire questi sinistri di compagnie estere, o meglio di automobilisti con targa estera, ma diventa veramente difficile, insomma, poter fare. Per quanto riguarda invece la copertura assicurativa RC Auto, che non viene fatta, insomma, purtroppo credo da milioni di automobilisti in Italia. Ci sono milioni di persone, credo che, adesso non vorrei dire una cosa o un'altra, ma credo siamo intorno ai 3-4 milioni di autovetture circolanti in Italia che non sono assicurate. Ma ecco, cosa succede, ecco, quando si è investiti per esempio da un... Purtroppo bisogna ricorrere al fondo vittime della strada, che però dà una copertura parziale. Che è una copertura, no, ma è una copertura anche totale, solamente che prima di arrivare a una conclusione, diciamo, della questione, diventa assolutamente molto molto difficile. Lo Stato comunque ha fatto oggi delle modifiche, perché mentre prima veniva accertato la copertura assicurativa esibendo il certificato del contrassegno della vettura, che ancora oggi comunque può essere richiesto, in realtà tutte le compagnie mettono dei dati in una banca dati, e per cui le forze dell'ordine e autorità possono verificare se quella macchina, solamente prendendo la targa, se quella macchina è assicurata o no. Questo un po' per prevenire sia le macchine non assicurate, ma anche fenomeni, diciamo, di truffe o sulle assicurazioni che ci sono sempre state, insomma, e forse ora un pochino meno, insomma, rispetto a prima. Questo è un ambito, no? Poi c'è l'ambito comunque della persona, dove comunque uno, ecco, tutela la propria persona, i propri familiari, e dell'abitazione. Forse le macro aree sono, sì, queste, le imprese, insomma, comunque... Le imprese poi hanno magari esigenze ancora diverse, però se parliamo sempre in ambito chiamato persone, individui, insomma, una delle coperture pure su cui si parla spesso sono le coperture per esempio per la casa. E per la casa io cito sempre un episodio che mi è capitato di vedere un ufficio lasciato un'ora prima, un'ora dopo, le fiamme purtroppo d'estate hanno colpito questo ufficio, e i danni, il disastro che venne fuori da questo incendio sono veramente... mi hanno veramente colpito, è successo 20 anni fa, io ancora ci ho vivo il ricordo. Il danno da il fuoco che va a distruggere una parte del locale, il danno da calore, perché poi il fuoco produce calore e fa saltare tutti gli impianti, tutto quanto, anche a distanza di metri, insomma, dove si è propagato poi l'incendio. E i danni da fumo, i danni che possono causare il
fumo, per cui in tutto l'edificio, in tutto ci sono fumo tutte le parti, e i danni poi che vengono fuori dai vigili del fuoco. Quindi da un incendio molto spesso, che può essere circoscritto magari, perché ovviamente i vigili intervengono subito, può essere circoscritto a una stanza, a due stanze, su un appartamento, un ufficio di 10, e in realtà poi si propaga in tutto l'edificio. Quindi con un esborso poi economico molto molto forte per ripristinare poi il locale come era prima. La copertura incendi con un piccolo premio, comunque modesto rispetto al danno, ti va a tutelare proprio questa esigenza. Un'altra delle esigenze che oggi si sente purtroppo moltissimo parlare, e gli eventi da agosto di quest'anno fino a tutt'oggi ci hanno credo tutti toccati insomma nelle corde e nelle emozioni, è il fenomeno del terremoto, insomma, che è un fenomeno che purtroppo per noi, insomma, per l'Italia, è un fenomeno comunque diffuso, insomma, specialmente in una certa parte dell'Italia, che via via si è sempre manifestato, ma oggi le compagnie sono più pronte a dare una copertura per il terremoto per le abitazioni, ma anche poi per le imprese ovviamente. E questa copertura del terremoto è una copertura che va a tutelare non certo tutto il danno completamente che accade, ma tu dare almeno un 70-75%. Un attimo, perché questo è un argomento molto interessante e lo vorrei insomma sviscerare un po' di più, anche perché noi ne abbiamo parlato, no, nei nostri studi, e magari con tutto il rispetto, ma magari ci si rivolge agli assicuratori, perché appunto anche lì, non, insomma, da un punto di vista, ecco, anche oramai le case si sono costruite, non sono così non ci abbiamo pensato prima, detta molto papale, ci insomma, dirà lui, no? Come fare, come... Ecco, ci dirà, però ce lo dice dopo la pubblicità. Eccoci tornati dopo la pubblicità, il nostro a tu per tu oggi con un assicuratore, Roberto Paolo Belli, che insomma ci stava un po' spiegando dove appunto, ecco, la parte privata, perché insomma le assicurazioni sono assolutamente private, vanno ad intervenire laddove, di questo lo diciamo noi, insomma magari lo Stato può un po' mancare. Ecco, parlavamo del discorso casa, le calamità naturali, tutte, insomma il terremoto, che è quello che abbiamo negli occhi, insomma, e purtroppo anche nel cuore, perché tante sono state le vittime, insomma, negli ultimi tempi. Ma per venire al nostro territorio, ad esempio, a novembre c'è stato questo allagamento importante in città, a luglio c'è stata questa tromba d'aria, tempesta, non usiamo termini che poi i meteorologici, insomma, ci brontolano, però insomma comunque ha creato dei danni notevoli. Ecco, tempeste di vento, quindi insomma il clima è cambiato tantissimo, però di contro, insomma, ci chiedono il certificato energetico delle nostre abitazioni, ma nessuno, l'abbiamo detto nel nostro studio Davide, nessuno ad esempio si occupa della geologia, cioè di dove costruire le abitazioni, e quindi questo un po' va a vostro favore, tra virgolette, no? Sì, diciamo che il tema del terremoto è un tema che oggi purtroppo, si diceva prima, è un tema assolutamente che ci fa emozionare in senso negativo, insomma ci lascia male vedere tutto quello che accade attraverso le televisioni, insomma internet. Dal punto di vista prettamente, diciamo, assicurativo, il terremoto è una calamità naturale che accade e che purtroppo interessa il nostro paese in particolar modo, che è diviso in aree, credo in 6 aree, dove c'è la più alta, più alto pericolosità e quella più bassa. È chiaro che se io vado a fare una polizza terremoto in una zona a bassa pericolosità, ovviamente le possibilità sono minori, quindi c'è un costo minore. Se io faccio una polizza terremoto su una parte più pericolosa, costa di più. Ma diciamo, le compagnie si stanno muovendo in questo senso a favore, diciamo, dei clienti, per dare una copertura. Una copertura di terremoto è una copertura difficilissima da poter assicurare, c'è di mezzo poi le assicurazioni, ci sono dei trattati, perché purtroppo il terremoto, quando interessa una molteplicità di enti, quindi molte case, molti fabbricati, e per cui il danno viene fuori un grande danno. Tant'è vero che la polizza di terremoto non copre il 100%, diciamo, del danno che viene, ma copre il 60, 70, 80% secondo dei casi, lasciando una parte quindi di scopertura che è a carico sostanzialmente del cliente, del sottoscrittore. E questo credo che sia una grande conquista da parte, diciamo, del cittadino, laddove volesse per conto suo assicurarsi, senza aspettare poi l'intervento dello Stato, che
credo che lo Stato, tutti i comuni, le regioni, le province attuino una politica per favorire la ricostruzione, insomma. Probabilmente i tempi sono un po' più lunghi, ci sono una serie di problematiche. Chiaro... Poi c'entra di mezzo la mafia in qualche caso, purtroppo, insomma, perché poi voglio dire, bisogna dire anche questo, cioè da un punto di vista giornalistico lo dobbiamo ricordare, che è vero che magari le regioni dichiarano lo stato di calamità e lo Stato comunque interviene, però poi insomma nella ricostruzione c'è sempre qualcosa che non funziona e lì entra secondo me poi di mezzo anche l'evento criminale. Ma a parte questo, ecco... Questo io ovviamente non entro nel merito, io parlo da assicuratore, dico comunque oggi possiamo, mentre una volta era riservato la copertura delle moto solamente alle grandi industrie, negli ultimi anni invece le compagnie si sono aperte anche al cittadino. Ti posso insomma, però chiedere una cosa, alla, no? Case, le a proposito di una polizza terremoto, sì. Ad esempio se in un condominio due condomini hanno la polizza e sono in grado di ricostruire e otto non ce l'hanno e non sono in grado di costruire, cioè chi ha fatto la polizza a quel punto non è in grado di ricostruire l'edificio, e cosa fa, cosa paga la compagnia? Paga o non paga? Allora, in questo caso è chiaro che io pago per la parte che ho assicurato, no? Quindi diciamo io in questo caso pagherò le spese che deve sostenere la persona per ricostruire la sua parte. Ma gli risarcisci il danno che ha subito, quindi una percentuale del danno, oppure è vincolata alla ricostruzione dell'edificio? Allora, chiaramente l'edificio deve essere ricostruito. Ma ti ripeto, due condomini hanno una polizza d'assicurazione, otto no e non sono in grado di ricostruirla e non lo vogliono ricostruire. Io che rimango comunque senza casa ma ero assicurata, dove finisco? No, chiaramente la copertura assicurativa agisce perché io ho sottoscritto un contratto che mi dà una copertura, per cui sicuramente la compagnia liquiderà a quella persona il valore di ricostruzione a nuovo di quell'edificio e con le varie scoperture lì dove ci sono state segnalate. Un'altra cosa, ma è vero che c'è scritto in queste polizze che oltre un certo magnitudo non c'è copertura? Terremoto, quando viene definito calamità, terremoto, insomma, non c'è un limite alla magnitudo sulle polizze. Io parlo delle nostre, ma diciamo che non c'è scritto nessun riferimento se è magnitudo 3, 4, 5, pago se non pago. Parla di terremoto. Era venuta fuori, che poi l'INGV ha smentito, però effettivamente insomma c'è stata una bella polemica su questo. Allora, ci dovrebbe essere ovviamente dei danni a quell'immobile, perché se il danno è un danno di un muro, diciamo che viene giù una parte di muro il cui entità è sotto la scopertura, diciamo, perché se non ricordo male, ma va visto poi caso per caso, c'è una parte diciamo del danno che non ti copro. Facciamo un esempio: 200.000 euro costo di ricostruzione diciamo di immobile, io ti copro il 70%, mettiamo, quindi ti do fino a 140.000 euro, ma le prime 20.000 euro comunque non te le pago, quindi se il danno è sotto 20.000 euro sostanzialmente non pago, anche perché il principio assicurativo è andare a tutelare l'evento importante, cioè quello che mette in ginocchio una famiglia o un'impresa, insomma, questo è il principio che sta alla base del concetto assicurativo, così come lo vedo io, insomma, cioè io mi assicuro, non tanto, è come chi fa la polizza infortunio, no, vuole essere liquidato, mi faccio malandito e voglio essere liquidato, sì, è vero, però fondamentalmente la tua capacità di produrre reddito rimane qui inalterata. Io penso da assicuratore è molto importante tutelare quella persona che si fa molto male e che la sua vita cambia completamente, cambia la sua vita e la vita della sua famiglia. Ecco lì che deve agire l'assicuratore, cioè dare una copertura importante per queste eventualità più importanti. Quindi il danno diciamo da 5.000 euro, anche se un danno comunque importante, è un danno che una famiglia forse può riuscire diciamo ad affrontare. Il danno da 200.000 euro che metti in ginocchio, in crisi insomma una famiglia. Ti volevo ora, ho sentito un'altra problematica, ad esempio sempre in relazione al terremoto, magari ho una casa che è costruita meglio e non viene lesionata, ma si trova nel centro di un agglomerato completamente lesionato, viene deciso che comunque tutti gli altri decidono di non ricostruirlo, oppure comunque la pubblica amministrazione che decide che verrà rifatto il paese in un altro punto. In quel caso io ho diritto a essere risarcito pur non avendo avuto lesioni? Ti rispondo a magari caldo, devo abbandonare la casa. Ti rispondo a caldo perché diciamo è un caso che non mi è mai capitato di affrontare. E la polizza terremoto copre il danno conseguenza del terremoto. Se quella casa non ha avuto danni nel terremoto... Ma se capisci, perché è successo anche a Matrice, ci sono delle case
che non sono lesionati, però non le possono abitare. Ad esempio, è stato fatto tutta la zona rossa, l'hanno chiusa tutta. Certo, no, lo capisco, e sicuramente è un problema serio. Insomma, comunque, rimane senza casa. C'è la tua casa intera, ma in un deserto. È un problema serio, potrebbe essere interessante affrontare anche questo tema, ma le attuali polizze del modo non prevedono una copertura per danni indiretti da questo. Probabilmente sarà una cosa che può essere affrontata, analizzata. Io ti vorrei chiedere anche un'altra cosa, che ultimamente, questo interessa più le imprese, e oramai un tempo nei contratti si scriveva fideiussione di primaria compagnia d'assicurazione, la parte si impegnava a fornire fideiussione della primaria compagnia, ma oramai non esiste, secondo me, primaria compagnia che rilascia fideiussioni. È vero. E questo come nel senso che le polizze fiduciarie, cioè, nemmeno le banche le rilasciano le fiduciarie. Io sono un umile assessore di provincia, diciamo, per cui certe risposte poi faccio anche fatica a dire, però ti voglio dire anche questo, però lo dico, ti faccio anche questo. Poi si vede gli enti pubblici, no, che accreditano compagnie che hanno sede, ora senza fare il nome, all'estero, quando va bene, oppure compagnie che quelle vanno bene. Cioè, io questo non lo so, per cui Davide tu dici di fatti che conosci te, che io non conosco, per cui non ti so dire. Sicuramente una polizza fiduciaria è una polizza che va a garantire quella persona nei confronti di terzi, e non sempre non sei obbligato a fare una copertura di questo genere. Ma insomma, oramai è difficile che una primaria compagnia faccia una polizza. Oggi le compagnie di assicurazione fanno sempre più fatica a poter dare garanzie a terzi, insomma, ma questo non è escluso che si possa fare, insomma, va visto caso per caso. Quindi, a fronte, ad esempio, uno dei motivi della crisi dell'edilizia è proprio il fatto che fino ad oggi, quando si costruisce su carta, no? Come si dice, e il costruttore doveva prestare una fideiussione a chi compra su carta, oramai è difficile, io credo impossibile, che esista un imprenditore che può andare da una primaria compagnia e farsi fare una polizza da fideiussione. Come è vero che devono fare altrettanto i costruttori delle garanzie mentre costruiscono, per i danni diretti alle cose che costruiscono e quelle già esistenti, e una garanzia decennale postuma per la rovina di queste opere. Per la prima parte è difficile trovare una copertura, per la seconda parte invece, nella fase di costruzione e per la decennale postuma, cioè le garanzie devi dare per 10 anni successivi all'ultimazione del fabbricato, quelle sono coperture comunque le compagnie. Ma insomma, possiamo dire che le compagnie con queste fideiussioni ci sono rimaste scottate e hanno smesso e non le vogliono fare? Io questo non lo posso dire, nel senso che probabilmente, sicuramente sarà successo qualcosa che non consente a un'impresa, una società per azioni, di assumersi un rischio, se il rischio non c'è, insomma, ecco, se c'è una certezza, perché il concetto assicurativo, tu Davide poi lo conosci bene, è legato all'alea, cioè io assicuro un qualcosa che potrebbe accadere. Se invece devo assicurare una cosa che sicuramente accade, non è più, quindi le fideiussioni non c'era più l'alea. Non lo dico, però è un concetto assicurativo che sta alla base, cioè non è un concetto mutualistico, quindi questa è un po' la base del principio assicurazione. Niente, l'ultima curiosità mia, ma insomma no, assolutamente non è tecnica, ma è molto popolare, ovvero la leggenda metropolitana che quando si deve avere delle assicurazioni, insomma, e quando invece si deve dare, ecco, cioè esiste lo stesso, o la crisi economica ha dato un morsino anche al vostro settore? Il momento più bello per un assicuratore è quando accade qualcosa per cui tu hai fatto il contratto e andare dal cliente con un assegno, ecco, questo è, ti è accaduto questo e questo è l'assegno. Per cui un assicuratore è il massimo della sua attività, e quando ha soddisfatto appena quell'esigenza e al cliente è successo qualcosa di grave, gli ha portato un assegno come risarcimento di quel sinistro. È vero che si fa di tutto per non li pagare così? Se diciamo, a volte ci sono delle incomprensioni, perché ecco, io una cosa che ci tengo a dire è che noi assicuratori dobbiamo fare bene il nostro mestiere. Cioè dobbiamo conoscere bene le persone, conoscere bene le cose, e solamente dopo averle conosciute bene dargli una copertura assicurativa. Ecco, che la copertura deve essere
conosciuta, adeguata alle esigenze del cliente, conosciuta, spiegata e fatta apprezzare al cliente. Perché nel momento in cui avviene un fatto, la cosa più brutta è dire: ah, ma io qui non sono assicurato, no, non sei assicurato. Ecco, queste sono le cose in discussione. Per cui io credo che alla base ci sia il rapporto, e qui voglio spezzare l'arancia nei confronti degli assicuratori persone, non gli assicuratori web, online, eccetera, che quando c'è rapporto da persone corrette, ovviamente, che fanno bene il loro mestiere e cerco di comprendere bene il cliente cos'è che vuole, la polizza è più semplice farla, e così quando accade qualcosa poi è più semplice liquidare. Senti, l'ultima cosa, che siamo proprio in chiusura, si sente molto spesso oramai dire che l'evoluzione anche dovuta a internet, alla rete, eccetera, porta a superare certe figure professionali che sono un po' tutte quelle dei mediatori, no? Di media tra il consumatore, diciamo, tra il fruitore e il produttore, quindi l'agente di commercio, sì, l'agente immobiliare, ma anche l'agente di assicurazione. Sì. Te credi che questa sia la realtà e che quindi questa forma di professione vadano a scomparire, oppure no? È un tema, ti ringrazio, mi fa questa domanda, Davide, perché è un tema molto interessante e molto attuale. La figura dell'assicuratore è una figura che, come si diceva prima, è in evoluzione. Come il mercato cambia anche la nostra figura, e probabilmente le coperture più semplici, probabilmente da qui ai prossimi 5 anni, 10 anni, verranno fatte forse tramite o gli sportelli bancari o le online, insomma, quelle più semplici. E già oggi esiste questo, anche se la fetta di mercato della parte RC auto è rimasta stabile negli anni, nonostante tanti anni cominciati, insomma, quindi si sono un po' fermati. Nel futuro sarà sempre un po' di più sulle polizze più semplici, ma io credo che, questo lo credo fermamente, il rapporto dell'assicuratore con il suo cliente, e parlo professionista delle imprese, deve essere ancora un rapporto interpersonale, perché solamente tramite una comprensione diretta delle esigenze, stare sull'azienda e vedere le cose che accadono, gli puoi dare un consiglio migliore, e non attraverso un computer, insomma. Anche se il computer è uno strumento per noi importantissimo, perché ci fa avvicinare alle persone magari più di prima oggi, ma poi il rapporto one to one, il rapporto col singolo, deve essere la base del nostro mestiere. Noi dobbiamo essere più preparati e sempre più specializzati, sicuramente, e questo ci consentirà di poter stare sul mercato. Bene, bellissimo incontro, appunto l'abbiamo detto, forse un pochino più tecnico rispetto a tanti altri, giusto. Però secondo me abbiamo dato anche delle buone informazioni a chi ci ascolta. È importante fare informazione e fare entrare la gente nella realtà delle cose, quindi grazie a Roberto. Grazie a voi, e sono stato molto contento di essere qui insieme a voi, e mi avete messo a mio agio, per cui vi ringrazio. E ringrazio i Costanti che ci ho ospitato. Grazie. Ringraziamo anche noi, e ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Grazie a tutti. Arrivederci.